Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Shani e oggi vi voglio parlare di 10 trucchetti più 1, perché dire 11 non mi piaceva, quindi sicuramente Marina mi capirà. Comunque, 10 trucchetti più 1 per evitare gli sprechi di prodotti e per aiutare questo povero ambiente che ha bisogno del nostro aiuto. Questo video è la seconda parte del video che ho già registrato dove vi parlo di Stop Sprechi Beauty e anche perché, e vi lascio quel video qui nelle schede perché così andate a vedere come la penso io e capite un po' perché sto facendo anche questo secondo video, quindi andate a vedere quello lì prima e poi tornate qui. Alcuni di questi trucchetti saranno nuovi per voi, spero. Alcuni di questi trucchetti invece saranno magari anche un po' ovvi, però io ci tengo comunque a raggrupparli in questo video così avete un po' un'idea, uno spunto, potete prendere spunto per fare qualcosa. Il primo trucchetto che vi insegno è quello di acquistare dei prodotti senza il pack o comunque con un pack ecosostenibile e riciclabile. Questo perché ve lo dico? Perché se riduciamo i pack o comunque ne acquistiamo di alcuni che sono anche riciclabili, per esempio ho notato che lo shampoo della Garnier ha il pack seppure in plastica ma comunque riciclata, aiutiamo l'ambiente e aiutiamo a diminuire gli sprechi. Il secondo trucchetto è un trucchetto dove abbiamo bisogno un po' di tempo per attuarlo, perché secondo me è utile, è una cosa che sto facendo anch'io, stilare una lista dove andiamo a scrivere categoria per categoria tutti i prodotti make up e skincare che possediamo. Per esempio scrivete fondotinta, ne ho 2, che ne so, correttori ne ho 3 per esempio, scrivete anche la quantità e mettetevela davanti, proprio davanti agli occhi. In questo modo vi renderete conto quanti prodotti effettivamente avete e vi sbatterete in faccia veramente tutti i prodotti che avete utilizzato e che non avete utilizzato. In questo modo, secondo me, ci rendiamo veramente conto di quanto abbiamo acquistato, di quanti prodotti potevamo evitare di acquistare e anche di quanti prodotti possiamo finire in tempo. Mettersi davanti a una lista con tutti i prodotti che possediamo, soprattutto se sono tanti, è davvero un confronto violento con la realtà ed è per questo che è efficace secondo me. Terzo trucchetto è quello di terminare i prodotti prima di acquistarne altri o prima di iniziarne altri. Questa è una cosa in cui pecco un pochino perché ogni volta che vedo un nuovo prodotto dico subito ah, vorrei averlo, però poi mi fermo in tempo e dico ma mi serve davvero? In quel momento è utile sapere quali sono i prodotti che ancora dobbiamo finire. Se per esempio abbiamo un correttore che ancora dobbiamo terminare, è meglio se terminiamo quello e poi valutiamo di acquistare l'altro. Anche se quel prodotto è in offerta, aspettate perché tanto le offerte le fanno sempre. Quarto trucchetto che secondo me potrebbe essere utile è quello di acquistare dei prodotti che siano recensiti da più persone in maniera positiva. Ok che i prodotti sono soggettivi, però secondo me se la maggior parte delle persone dice che va bene, sicuramente almeno il 90% delle volte funziona. Se invece acquistiamo così senza sentire nessuna recensione, rischiamo di acquistare dei prodotti flop che poi andremo a buttare. Trucchetto numero 5, cerchiamo di evitare le scorte, tranne che secondo me siano dei prodotti che utilizziamo e finiamo spesso in fretta. Per esempio io dello shampoo tendo ad acquistarne due sì, perché è un prodotto che tendo a finire subito, così come il bagnoschiuma, mentre invece prodotti beauty o prodotti skincare dipende. Sesto trucchetto è quello di disiscriversi dai gruppi beauty o comunque cercare di controllarli il meno possibile. Questa è una cosa che ho deciso di fare io personalmente perché è deleterio secondo me andare a controllare i siti beauty, perché poi sicuramente vedremo qualcosa che ci piacerà, che vorremmo acquistare e secondo me farà scatenare quella voglia irrefrenabile di fare shopping. Io personalmente adesso i gruppi beauty li utilizzo solamente quando ho bisogno di cercare un'opinione su un determinato prodotto oppure se vedo che magari c'è un prodotto recensito da qualche ragazza
e voglio magari scoprire qualche aspetto in più. Trucchetto numero 7. Risparmiate i vostri soldi, teneteli possibilmente in un salvadanaio e a lungo termine vedrete che quando i vostri soldi stanno crescendo sarete orgogliosi di aver messo qualcosa da parte. Secondo me la cosa preferibile da fare sarebbe quella di mettere i soldi che avremmo speso per un prodotto. Quindi vi faccio un esempio magari un po' più pratico. Se vediamo una palette che costa 20 euro e pensiamo che l'avremmo comprata, mettiamo quei 20 euro nel salvadanaio o nel conto bancario piuttosto che acquistare la palette, e in quel momento ci renderemo conto che avremmo fatto veramente un investimento sulla nostra vita, perché poi i soldi che avete nel salvadanaio li potete spendere per qualcosa che veramente vi serve. Trucchetto numero 8. Se vedete qualcosa che veramente vi attira, aspettate qualche giorno prima di acquistarlo, magari fate passare una settimana, perché se dopo una settimana ancora avete l'impulso di acquistarlo vuol dire che magari è una cosa che veramente vi attira. Se invece lo dimenticate, allora non ne valeva la pena. Trucchetto numero 9. Allora, secondo me è importante che durante il mese magari vi concediate un piccolissimo sgarro che non sia proprio costosissimo, di un prodotto al massimo o comunque di anche qualche altra cosa, per fare in modo che un po', soprattutto all'inizio, la vostra sete di shopping sia placata, e anche un po' per darvi una ricompensa del buon lavoro che state facendo. Trucchetto numero 10. Secondo me è necessario fare una lista, stilare una lista di prodotti che stiamo per finire o che dovremmo finire prima che scadano, perché questo ci aiuta ad utilizzare solamente quei prodotti e a concentrarci su quelli piuttosto che aprirne altri e acquistarne altri. Sarebbe anche utile metterli nella vostra pochette, cioè solamente quei prodotti li mettete nella pochette e utilizzate solamente quelli. Undicesimo trucchetto, ma sarebbe il 10 più 1, è quello di prefissarvi un budget mensile per le spese possibilmente utili. Questo perché ve lo dico? Perché se sapete che queste spese non devono andare oltre un certo budget, per esempio se quel mese state per finire lo shampoo, bagno schiuma, il detergente oleoso, questo, comunque cercate di acquistare entro quel budget e non andate fuori dal budget, perché potrebbe accadere nel peggiore dei casi che magari restiate senza soldi e veramente quando vi serve qualcosa non potete acquistarla. Quindi ragazzi e ragazzi, questi erano i miei 10 trucchetti più 1 per evitare gli sprechi e aiutare questo povero ambiente che ha davvero bisogno di noi. Se avete qualche trucchetto da suggerire, scrivetelo senza problemi nei commenti, mi farà davvero piacere, e cerchiamo di condividere in questa bella community quello che possiamo condividere. Io vi mando un grosso bacio, spero di essere stata veramente utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!